Allora, siamo con il maestro Filippo Romagnoli, che è insomma, l'allenatore di Alessio Fogoni, e con Francesco Tiberi, lui master, però diciamo, da una vita, voglio dire, al circo della scherma. E Francesco ha seguito proprio la competizione a Lipsia. Allora ti chiedo subito un commento su quella che è stata la prestazione di Alessio e se anche lui si è rammaricato per quella mancato podio nell'individuale. Dunque, vorrei fare una premessa. Io ho avuto la fortuna, l'occasione di seguire molti mondiali, insomma, 10-12 mondiali li ho seguiti da di dentro quando ero nel Consiglio federale, seguire le Olimpiadi. Questa volta è stata la prima volta che ho seguito il mondiale con un mio atleta, un nostro concittadino che tirava. È stata veramente una cosa emozionante. Sono stato felice di aver potuto portare pure Filippo Romagnoli, che ha vissuto con noi questa splendida realtà, da di dentro come federazione. Siamo stati accolti benissimo tutta la federazione. E Alessio è stato un grande perché ha tirato benissimo, perché ha fatto una splendida gara. È vero, l'individuale era partito a palla, stava andando benissimo. Quell'assalto che vinceva 13-12, vero Filippo, che ha buttato fuori una botta, che se avesse messo quella avrebbe veramente cambiato un attimino tutto il mondiale. Perciò c'è il rammarico, ha fatto una splendida gara, è arrivato settimo, è diventato quarto nel ranking mondiale, perciò stiamo parlando dell'eccellenza mondiale del fioretto maschile. Il rammarico c'è sempre, perché non solo perché per un piccolo episodio non è andato avanti, ma perché aveva tutte le caratteristiche per poter fare un'ottima gara. Quello che poi ha fatto a livello di gara squadra, ha avuto la forza mentale e fisica di riprendersi, di superare la delusione, il rammarico, la rabbia, e fare un mondiale stupendo a squadre per portare questo oro bellissimo, incredibile, a termine, perché è arrivato a termine quest'oro, vero Filippo? Sì, è arrivato a casa nostra. È arrivato a casa nostra. Che esperienza è stata, Filippo? Filippo è Romagnoli. Stata un'esperienza totalizzante, chiaramente riuscire ad andare a un mondiale con Alessio, quindi con il tuo atleta, e vincere anche la medaglia. È stata veramente un'emozione indescrivibile e indimenticabile. Spero sia una di tante che verranno. Essere stato veramente bravo, rimane un pochino la mare in bocca per la gara individuale, dove ha tirato veramente bene e a un passo dalla medaglia ci siamo fermati. Non ci dimentichiamo che questo comunque uno sport si fa in due, e dall'altra parte c'è un avversario che ha lo stesso tuo identico obiettivo. È stato molto bravo a reagire a quella situazione, anzi forse quella rabbia che gli è rimasta dentro dopo la gara individuale è stata proprio anche la molla che l'ha fatto tirare veramente molto molto bene e concentrato la gara a squadre, che gli ha permesso di portarsi a casa un oro importante. Un oro che, ripeto, ma noi ne abbiamo parlato tantissimo con Alessio, è una tappa verso il cammino che ci deve portare all'Olimpiade del 2020 a Tokyo. È una tappa sicuramente importante, che abbiamo preparato nel miglior dei modi. È stato veramente molto, molto bravo. Diciamo, la mia curiosità più che altro era quella del suo approccio al primo mondiale. È stato perfetto, è stato concentrato e carico sin dall'inizio, è stato un crescendo, fino poi a fermarsi purtroppo a piedi del podio per quanto riguarda l'individuale. Senti, ma se uno imparare lo si può fare, ma un atleta che arriva settimo è difficile trovare magari, no, il modo di fare un rimprovero, di sottolineare magari una sbavatura. Qual è stata questa sbavatura o l'eventuale rimprovero che si può fare ad Alessio? Ripeto, come ha detto te Ivano, non me la sento di fare dei rimproveri, perché è stato veramente bravo. Forse se proprio è un pochino la gestione dell'ultima fase dell'assalto, forse ha dato un pochino troppo gas per cercare di chiudere l'assalto, ma ripeto,
sono in due, in pedale sono in due e non è sempre, da fuori è semplice commentare, ma certo, poi chi sta dentro... Sono frazioni di secondo, sono momenti, sono istanti, sono sensazioni, la scherma, la punta del violetto viaggia a 140-160 km/h e ce l'hai a 1,5 m, perciò è istinto, è improvvisazione, è... quella cosa che c'è dentro, il cuore, l'anima che ti parte, lui dice, parla di non spingere troppo, dentro la schema si basa tutto quanto su meccanismi assolutamente finissimi di concentrazione, di intuizione in quel momento, di reattività, perciò è tutta una situazione che ti porta a, nel giro di una frazione di secondo, a chiudere una botta, quando va bene, quando va male, la prepari benissimo, sbagli una cosa alla fine, però ha fatto una gran bella gara, dai. Ha fatto una gran bella gara, tirata sempre al massimo fino in fondo, e è questo quello che è importante. È stato il recupero anche su Cassarà, no? È importante. È stato Cassarà, è stato un assalto strepitoso, non ci ricordiamo, Cassarà è uno dei talenti della scherma mondiale. Recuperare un assalto con il Cassarà per entrare nella finale perdendo 14-11, diciamo, ci deve avere carattere. E gli attributi, sì. E gli attributi, anche perché, ripeto, per recuperare quattro gol significa che devi sempre avere ragione te, devi sempre andare a bersaglio, e non è semplice, non è semplice con nessuno, tantomeno un atleta come Cassarà. Ci ha creduto, l'ha fatto, ha chiuso l'assalto 15-14, e niente, si può andare a giocare l'assalto per la medaglia. Ecco, una cosa che forse non c'è stato abbastanza tempo tra un assalto e l'altro, quello non dipendeva da Alessio, forse ecco, se ci fosse stato più quello duro probabilmente avrebbe raccolto meglio, recuperato meglio, raccolto meglio le idee per affrontarlo, ecco, però così è. Senti, è stato il primo tour mondiale a bordo pedana? Assolutamente sì. E che esperienza è stata? Un'esperienza bellissima, perché ho potuto viverlo a fondo pedana, accanto al CT, accanto ai maestri federali, soprattutto accanto Alessio, e diciamo anche io, no, vivo di sensazioni e, certo, ero curioso anche della mia reazione, penso di averlo affrontato bene, io chiaramente ero molto teso per Alessio, ma spero e penso di non avergli trasmesso questa attenzione, perché sarebbe stato un errore enorme, e l'ho vissuto bene, ripeto, totalizzante, perché anche aver vissuto la sera con loro in camera, in albergo, aver cenato con loro, mangiato con loro, aver avuto la possibilità di parlare sempre con Alessio, perché comunque la scherma rimane sempre uno sport tanto di testa, no? E cercare di capire le sue sensazioni per poi magari dire o non dire determinate cose è importante. Ho avuto questa possibilità. Vorrei spiegare perché la possibilità, nel senso che Filippo Romagnoli, pur essendo il maestro ufficiale di un atleta convocato nazionale, non faceva parte dello staff ufficiale della federazione. Io ho parlato alla federazione dicendo: vi dispiace se il maestro Romagnoli viene a vivere il mondiale, prendiamo il stesso albergo della federazione e stiamo insieme a loro. Premessa così, ma è stato il circolo schermaternico ha pensato di accollarsi le spese della trasferta del maestro Romagnoli, l'ho accompagnato pure io, e perciò la federazione ha detto benissimo, sono ben contenti che il maestro venga qua, però è stato immediatamente coinvolto pure come esterno, è stato veramente coinvolto perché lui c'ha carattere particolare, è disponibile e empatico, lo conoscono da sempre perché ha fatto schema, un buon maestro, perciò è stato immediatamente coinvolto nella struttura generale, per questo è stato quello che sta dicendo Filippo, è stato accolto, cioè, si è trovato immediatamente come uno della federazione, uno del gruppo della nazionale, e ha dato i risultati che ha fatto, tutti sono stati ben contenti quando ieri siamo lasciati all'aeroporto, sia il presidente che il vicepresidente, che ho ringraziato per questa accoglienza che ci hanno fatto, detto, no, siamo noi che ringraziamo voi, perché Filippo è sempre una persona, te l'ho detto, al di là delle frasi fatte che si dicono, no? È una persona che si sa presentare bene, è un ottimo maestro, una persona simpatica, cioè, siamo felici che certa gente possa frequentare, speriamo che in futuro possa essere ufficializzata anche la sua funzione. Bene, l'augurio è di quelli importanti, Filippo. Me lo auguro. Quasi, quasi come quello di Alessio Fogoni nel 2020 all'Olimpiadi, voglio dire. Speriamo. Non sarebbe male tutti e due insieme, In un modo o un altro, sicuramente sì. Il percorso è in salita, ma è
e a crescere, non andiamo crescendo. Grazie, grazie a grazie Francesco a Tiberi, grazie a Filippo Romagnoli, grazie a voi. Bocca al lupo e complimenti veramente per il lavoro.